Ragazzi, ho un messaggio importante per voi. Rimanete fino alla fine del video. Ciao a tutti e bentrovati su Learnamo. Qualche giorno fa un nostro studente ci ha mandato un'email nella quale ci chiedeva se potessimo realizzare un video su due parole molto ingannevoli: verso e circa. Queste due paroline traggono spesso in inganno gli studenti stranieri a causa del fatto che condividono uno stesso significato, ma in contesti diversi. Ma non preoccupatevi, vi spiego tutto nel dettaglio dopo la sigla. Ciao, sono la Graziana del futuro, con un nuovo taglio di capelli. Prima di cominciare, vorrei ringraziare lo sponsor di questo video. Sto parlando di Lingoda. Lingoda è una delle più grandi piattaforme per l'apprendimento delle lingue straniere ed è soprattutto famosa grazie alla maratona. La maratona di Lingoda è probabilmente il modo migliore per imparare una nuova lingua. Lingoda ti dà infatti la possibilità di fare lezioni di gruppo con insegnanti madrelingua qualificati e essere rimborsati se riuscite a fare almeno una lezione ogni giorno. Pensate che una lezione al giorno per alcune settimane sia troppo? Ebbene, allora Lingoda vi offre anche la possibilità di partecipare alla half marathon, cioè la mezza maratona. Questa richiede soltanto che voi facciate 15 lezioni al mese per essere rimborsati del 50% del prezzo della vostra iscrizione. La maratona dura 3 mesi e potete studiare inglese, francese, spagnolo, tedesco e business English, l'inglese commerciale. Comincerà il 23 settembre 2019, quindi ragazzi avete soltanto pochi giorni per unirvi all'evento. Infatti è possibile iscriversi solo fino al 19 settembre 2019. Tenete presente che Lingoda offre questa promozione da 3 anni consecutivi, di conseguenza questa sarà l'ultima maratona con questa promozione. Quindi se state studiando una delle lingue che ho citato prima, non perdete l'opportunità di partecipare a questo unico evento e soprattutto ricevere i vostri soldi indietro. Ah, quasi dimenticavo, ho ricevuto uno sconto speciale solo per voi studenti di Learnamo. Infatti, se vi iscrivete alla maratona utilizzando il link che vi ho lasciato qui sotto nella descrizione e questo codice, riceverete $10 di sconto sul vostro primo mese. Non è fantastico? Chiaramente vi ricordo di leggere attentamente i termini e le condizioni prima di iscrivervi alla maratona. Più conoscete, più possibilità avete di vincere. Si sa, sapere è potere. Ma ora vi lascio la vostra lezione. Ciao! Eccoci qui. Allora, come vi anticipavo, circa e verso condividono uno stesso significato. Infatti, entrambe queste parole possono assumere il significato di approssimativamente. Però, l'italiano è una lingua di ma e però. Si usano in contesti molto diversi tra loro. Infatti, circa si può usare con qualsiasi quantità, persone, oggetti, ore, eccetera. Per esempio, sono circa le 12 meno un quarto. Oppure, circa 40.000 persone seguono questo canale, perché non ti iscrivi anche tu? La parola verso, invece, con il significato di approssimativamente, si può usare solo quando si parla di orari approssimativi espressi con qualsiasi verbo che non sia essere. Allora, a che ora ci vediamo stasera?
di registrare questo video e ci vediamo, va bene? Che ne pensi? Verso le 8 di sera? Ok, però non fare tardi. Passo a prenderti con la 500. Avete notato? Ho usato la parolina verso perché non sono sicura di riuscire a finire di registrare il video alle 8. Dunque ho voluto dare un orario approssimativo. Però fate attenzione, perché se il verbo che precede l'orario è essere, allora useremo sempre circa. Ecco due esempi per entrambi i casi. Erano circa le 8 quando è arrivato, oppure è arrivato verso le 8. Avete notato la differenza? Il significato è pressoché identico, ma cambia la struttura e vi assicuro che molti dei miei studenti stranieri si confondono tantissimo su quest'ultimo caso. Quindi, se vi è sfuggito qualcosa, tornate indietro. Ora, a rendere la situazione persino più complessa è il fatto che circa e verso hanno anche tanti altri significati. Ad esempio, la parola circa può anche assumere il significato di a proposito di, per quanto riguarda, rispetto a. Per esempio, fu interrogato circa il suo ruolo nella società. Inoltre si può anche trovare nella locuzione circa al o il resto, che significa per quanto riguarda gli argomenti tralasciati. Per esempio, circa al resto, sai già quello che devi fare. Per quanto riguarda verso, invece, oltre al significato di cui abbiamo già accennato, dovete sapere che si può anche usare per riferirsi a ciascuno degli elementi, a ciascuno dei righi di cui si compone un testo metrico, come una poesia, per esempio. Versi endecasillabi, versi sciolti e così via. Il verso, però, è anche il canto o richiamo di alcuni animali. Per esempio, il verso della pecora, il verso del maiale, il verso del pettirosso. Il verso può anche essere il lato, la faccia di un oggetto. Per esempio, questo è un verso del foglio e questo è l'altro. Ah, e ovviamente il verso è anche il modo, la maniera di fare qualcosa. Per esempio, per quanto mi sforzi, non riesco davvero a trovare il verso di far capire il congiuntivo ai miei studenti. No, per fortuna sto scherzando. Infatti ho realizzato uno splendido corso sul congiuntivo che potete trovare qui, ma il link è anche nella descrizione. Ah, e ovviamente verso è utilizzato anche per indicare una direzione. Per esempio, vado verso la telecamera. E no, non finisce qui. Verso si usa anche con il significato di contro. Per esempio, scagliarsi verso il nemico. E infine la parola verso può anche essere utilizzata con il significato di nei confronti di, nei riguardi di. Per esempio, bisogna essere solidali verso chi soffre. E ora, se non siete troppo stanchi, vi consiglio di dare un'occhiata al video che ho realizzato con Rocco sui misteri più grandi della lingua italiana. Vi assicuro che è davvero interessantissimo. Come dici, anche tu vuoi la maglietta con il logo di Learnamo? Beh, allora devi correre sul nostro negozio online, Learnamo Collection. Ci sono tantissimi altri prodotti. Cosa aspetti? A presto! Allora, espressione del giorno. Parla come mangi. Questa espressione, particolarmente informale,
Si può usare con una persona che tenta di spiegare un concetto o in generale parla usando termini troppo difficili, troppo tecnici. Per esempio, ho un amico che si chiama Pio, il quale è molto forbito nel parlare e io gli dico sempre: parla come mangi.